Se vuoi creare il tuo personal brand online, devi avere una brand identity, cioè l'identità che poi si concretizza, ad esempio, in una palette colori, nel modo in cui ti fai fare le fotografie, nel modo in cui, ad esempio, parli con il tuo tono di voce, eccetera, che poi diventa appunto il sito, i tuoi post che dovrebbero essere differenzianti. Bisogna creare la brand identity partendo dai fondamenti, quindi devi partire da te. In questo video volevo farti vedere un modello che tra l'altro fa parte del nostro corso sulla brand identity in Content University con l'abbonamento mensile o annuale, quindi vallo a vedere. Prima di tutto una regola, parti da te, cioè non partire dalla palette colori che ti piace o da un tipo di fotografia o magari da un fotografo o una fotografa che ti piace, devi partire da te, devi analizzare prima di tutto chi sei. E quindi vedi che al centro si parte con la tua personalità. Quali sono i tuoi tratti della personalità che vuoi far emergere, i tuoi valori e chi sei? E poi costruisci la tua visione e missione. Io li metto insieme per la brand identity personale, perché non sei una grossa azienda. Cosa vuol dire visione? Mettila in questo modo: la promessa che fai alle persone per come le trasformerai in futuro, ok? Quindi a seconda del tuo prodotto o del tuo servizio, chiediti qual è il futuro ideale che voglio regalare ai miei clienti e alle mie clienti e che io poi comunicherò e ovviamente darò con i miei servizi e prodotti, perché quella descrizione poi ti rende molto più differenziato e unico online. Perché non parli come tutti fanno, con i servizi a 360 gradi, grande professionalità, ti aiuto a fare fatturato, eccetera, delle banalità, dei cliché che non ti aiutano in un mercato pieno di professionisti e professioniste. Quindi bisogna differenziare i messaggi. E infatti, terzo livello, tono di voce e immagine. Devi lavorare su due piani. Da una parte il tono di voce, come ti esprimi, come rappresenti te stesso o te stessa nel modo più unico possibile. Il tono di voce, ricordati che è l'espressione della personalità di un brand. Quindi come parli dipende dalla tua personalità. E poi l'immagine, la tua fotografia. Come crei anche gli ambienti, i contesti? Se hai un ufficio, come lo crei? Non deve essere un ufficio ovviamente standard, perché altrimenti perdi la tua brand identity. Vedi che questo sfondo fa parte della mia brand identity e quindi è uno sfondo particolare che piacerà al mio pubblico, magari non ad altri. E infine, ma solo infine, l'espressione online e offline. Cosa vuol dire? Beh, devi costruire un sito web, devi farlo in modo che esprima la tua personalità e lo farai quindi con immagini e il tono di voce. Devi creare dei post sui social network, devi creare un video. Ecco, tutto deve essere coerente. Vedi che questo è l'ultimo passaggio. Prima c'è un'analisi di te che ti permette di definire proprio le basi, i fondamenti, i pilastri che poi ti aiutano giorno dopo giorno, quando comunichi, quando incontri i clienti e le clienti, a emergere, a essere diverso o diversa, a far vedere che c'è un allineamento tra quello che proponi e il tuo stile, perché poi le persone scelgono le persone, altre persone, anche e a volte soprattutto per la loro professionalità, per la loro personalità, per come interpretano il lavoro, per la loro filosofia, e queste cose devono emergere, sono molto importanti. Quindi lavora con questo strumento, è uno strumento all'apparenza semplice ma ti richiede tante note per far emergere tutti questi elementi che poi diventeranno dei punti di riferimento, delle guide per la tua presenza online.